I Giochi Olimpici di Città del Messico, 19ª edizione delle Olimpiadi. Nel velodromo olimpico stiamo per assistere alla finale di inseguimento individuale tra il danese Frey Mogens-Jensen in primo piano, che affronta il francese Daniel Robillard. Finale molto attesa da tutti gli appassionati di ciclismo su pista, una specialità che anche se presente soltanto da 4 anni alle Olimpiadi vanta già un gran numero di appassionati. Il francese Robillard, la rivelazione del ciclismo su pista di questi giochi olimpici, ha sconfitto ciclisti quotati, ha sorpreso la stampa specializzata, ha conquistato molti tifosi e ha fatto anche la fortuna di qualche scommettitore. Tra l'altro ha già battuto il suo avversario di giri. Alla fine, corsa che quindi è appena iniziato, francese in testa in questo momento, l'azione di Robillard è notevole, una bella pedalata, molto fluida, una posizione molto composta sulla bicicletta. 19 anni per Robillard, ne compirà 20 tra un paio di mesi, vive a Lione con i suoi genitori, una passione per la bicicletta letteralmente travolgente che lo ha coinvolto fin dai primi anni d'età. Sembra che Robillard sia nato per fare ciclismo su pista, in realtà non è così, ha preso confidenza con la pista solo nel luglio scorso, quando ha vinto i campionati di Lione di inseguimento, in realtà è uno specialista delle corse su strada. Da allora si è perfezionato con grande costanza, con grande abnegazione, i suoi sforzi sono stati premiati, è stato finalista dei campionati di Francia. E l'inseguimento su pista è la sua specialità solo da pochi mesi, ma bisogna dire che questo ragazzo ha imparato in fretta, arrivando a disputare, tra l'altro da favorito, una finale olimpica straordinaria. Robillard ha doppiato il primo chilometro a un primo 10 secondi e 96 centesimi, e ha una ventina di metri di vantaggio circa su Jensen, che non sembra trovare il passo giusto. È notevole adesso il ritardo di Jensen, ottimo ciclista, più esperto di Robillard, 27 anni, nato a Copenaghen, 1,76 m, pesa 75 kg, secondo ai campionati del mondo dello scorso anno ad Amsterdam. Ovviamente stiamo parlando di ciclisti dilettanti. Aveva vinto i campionati del mondo a Parigi nel 64, ma è stato squalificato per una brutta storia di doping ed è per questo che non ha partecipato a Tokyo alle Olimpiadi. È un poliziotto nella vita di tutti i giorni. Ma Daniel Robillard sta veramente rendendo enorme il suo vantaggio, vantaggio intatto a metà percorso. Daniel Robillard sta riuscendo a tenere a distanza il suo più esperto avversario. Siamo entrati nel terzo chilometro, il danese dovrebbe reagire. Frey Jensen. La medaglia di bronzo di questa specialità è andata intanto allo svizzero Kurman, battuto in semifinale proprio da Jensen. Robillard ha chiuso il terzo chilometro in 3,33, mentre il suo avversario è a 3 minuti e 41. Eccolo inquadrato, Daniel Robillard, l'azione di questo ragazzo molto lineare, molto fluida, sempre in linea, molto composto sulla bicicletta, sembra quasi non compiere sforzi, in realtà sta spingendo come un forsennato. Era una giovane promessa del ciclismo lionese, adesso si trova a un passo dalla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Città del Messico, insomma la massima soddisfazione per un qualsiasi atleta dilettantistico. In questo momento il padre di Daniel Robillard sarà emozionatissimo, anche lui è un campione di ciclismo, parliamo di un campione di ciclismo su strada, che ha sempre seguito e incoraggiato fin dalle prime gare il figlio, è stato il suo primo tifoso, forse mai si sarebbe immaginato di poter fare il tifo per lui in una finale olimpica dopo pochi mesi di esperienza in qualità di pistard. Ancora poche pedalate, Robillard sarà campione olimpico, 3 secondi di vantaggio sul danese. Francia che potrebbe festeggiare così la sua seconda medaglia d'oro olimpica del ciclismo su pista, una medaglia inattesa anche per i tifosi francesi. Nessuno avrebbe scommesso alla vigilia su questo ragazzino di Lione, votato alla pista da pochi mesi, ma protagonista già di una straordinaria stagione. Morellone, trentenni, insomma, hanno dei protagonisti in più con i quali misurarsi e la vittoria di Daniel Robillard che stupisce tutti. Meritatissima inquadratura per il nuovo campione olimpico che si gode l'applauso del pubblico dopo questa straordinaria finale.